Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi per parlare della seconda giornata di Serie B, il cosa aspettarci, breve descrizione di tutte le partite che andranno in scena. Si inizia venerdì con Modena-Bari, si conclude domenica ore 20:30 con Catanzaro-Juve-Stabia e Mantova-Cosenza. Mi raccomando però, prima di partire un po' con il punto su tutte le squadre, su tutte le partite che andremo a vedere in questa seconda giornata di Serie B, vi devo chiedere un pollice in su qua sotto, 30, 40, 50, 60. Mi piace per supportare i miei contenuti, un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi, questo è un canale che parla solo unicamente di questo splendido campionato. E noi partiamo subito. Partiamo con Modena-Bari, entrambe una sconfitta alla prima giornata, entrambe cercano riscatto. Il Modena ha fatto comunque una prestazione buona contro il Sudtirol, nonostante una sconfitta. Comunque ricordiamolo in trasferta. Il Bari deve dare una bella forza di coraggio, una bella forza di riprendersi, perché la sconfitta all'esordio casalinga per 3-1 contro la Juve Stabia è un macigno che può ancora pesare sulla testa dei giocatori e anche e soprattutto sull'allenatore, che deve cercare di ripartire con questo match, che comunque non è assolutamente facile, perché il Modena, ragazzi, ha fatto vedere cose interessanti e soprattutto in casa, l'esordio casalingo in casa, vorrà mettere a repentaglio un'ottima prestazione. Sarà veramente una partita bella fra due squadre che hanno bisogno già di punti alla seconda giornata. Sudtirol Salernitana invece qua si affrontano sabato ore 19:30, due squadre, ragazzi, che hanno vinto entrambe la prima partita, la Salernitana vittoriosa in rimonta nel recupero per 2-1 contro il Citta. Il Sudtirol proprio ha vinto contro il Modena al 90esimo grazie a un gol di Rover di testa su un buon inserimento dopo un cross. Entrambe per l'appunto sono già 3 punti, entrambe vorranno proseguire la loro striscia positiva, cercare di vincere anche la seconda. La Salernitana per me ha già un bel test, perché vincere a Bolzano non è mai facile per nessuna squadra, perché il Sudtirol è una squadra che ti mette in difficoltà, ti fa giocare male, ti costringe anche a difenderti, ed è una squadra che sa interpretare bene i momenti della partita. Occhio, perché è veramente un bel test per Martuscello e tutta la squadra. Curioso di capire che tipo di formazione può andare in campo in casa salernitana, perché comunque tanti nuovi acquisti sono arrivati anche in questi giorni. Basti pensare a Soriano, ufficializzato 2 giorni fa. Brescia Cittadella invece sabato ore 20:30, un'altra gara fra due squadre interessanti, soprattutto il Brescia. Vedremo che continuazione di prestazione potrà dare dopo l'ottima partita di esordio vinta per 1-0 contro il Palermo. Giocherà ancora una volta in casa, ha una grande occasione di andare a 6 punti e di mettere subito e di lanciare subito un piccolo segnale al campionato, dicendo che il Brescia c'è, di Rolando Maran, è una squadra concreta che sa vincere le partite. È un bel test perché il Città comunque cerca riscatto e, ragazzi, ha perso la prima partita fuori casa, vorrà fare una prestazione importante e soprattutto non può permettersi eventualmente di fare 0 punti in 2 partite. Per questo è una gara già bella e importante, perché da una parte c'è il Brescia che ci può dare altri ottimi segnali dopo le bellissime esordio con Rosanero, e dall'altra parte il Città che ha bisogno di sbloccare la classifica. Sassuolo Cesena, un'altra gara interessantissima di sabato ore 20:30, un Sassuolo che reduce dal pareggio, comunque dopo aver fatto una discreta prestazione contro il Catanzaro, a Catanzaro, che non è mai un punto da buttare. C'è un po' di rammarico sì per il Sassuolo, perché comunque sbaglia un rigore al 95esimo con Llorente che lo tira altissimo, ma avrà l'esordio casalingo contro un Cesena che sicuramente arriva con tanto entusiasmo e, ragazzi, arriva al massimo magari anche dalla forma in questo momento, perché ha fatto una partita importante contro la Carrese vincendo per 2-1. Spendi e compagni e Michele Mignani sono pronti a fare una prima grande trasferta in questa Serie B contro un club blasonato, contro un club che comunque ricordiamo è retrocesso dalla Serie A. È un Cesena che ha subito un bel test di maturità, da capire che possiamo già capire a che punto è il percorso la squadra di Michele Mignani in un match comunque ostico contro una squadra più forte tecnicamente, con giocatori di livello superiore rispetto al Cesena, che comunque in campo può mettere una forte identità. Cremonese-Carrarese sabato ore 20:30, altro match importantissimo per la Cremo, perché deve cercare di sbloccare la classifica dopo il bruttissimo esordio contro il Cosenza di settimana scorsa. La Cremo è chiamata a riscatto dopo comunque un'altra campagna acquisti importante, è arrivato anche Nasti ufficializzato ieri dal club. Affronta una neopromossa che comunque può avere ancora entusiasmo, che ha fatto un secondo tempo importante, ragazzi, contro il Cesena in casa del Cesena. La Carrarese secondo me ha bisogno di qualche acquisto di categoria. Le idee non mancano, Calabro è un buon allenatore. Certo che è subito un bel test proibitivo quello contro la Cremo fuori casa, ma la Carrarese deve cercare di mettere in campo la migliore versione di sé per cercare di non uscire dal campo magari, ecco, con troppo rammarico in bocca, con troppo rammarico nella testa. Spezia Frosinone sabato ore 20:30, bellissima partita questa fra Spezia e Frosinone, entrambe un punto, entrambe hanno pareggiato la prima. Lo Spezia ha pareggiato fuori casa contro il Pisa, Frosinone, ragazzi, ha pareggiato
in casa contro una delle favorite per il campionato, ovvero la Sampdoria. Entrambe hanno fatto buone prestazioni, chi nel primo tempo e chi più nel secondo, ma comunque sono entrambe ancora un cantiere aperto, hanno bisogno ancora di calciatori, di rinforzi. I due allenatori comunque propongono buon calcio, soprattutto ragazzi, allenatore del Frosinone, ovvero Vincenzo Vivarini. È una bella partita, aperta a qualsiasi risultato, mi aspetto una partita piena di occasioni da gol. Sampdoria Reggiana, sabato ore 20:30, è subito un bel test per la Samp in casa. All'esordio casalingo affronta una squadra organizzata di William Viali, una squadra che comunque, ricordiamolo, ha fatto 2-2 contro il Mantova all'esordio, ma vinceva 2-0, poi si è fatta recuperare in maniera un po' rocambolesca nel finale, nonostante comunque il Mantova aveva ampiamente meritato il pareggio per le occasioni create. È una Reggiana che giocherà in trasferta per l'appunto contro una Samp piena di entusiasmo, una Samp che andrà a caccia dei 3 punti, una Samp che ha bisogno di trovare la vittoria per proseguire il suo cammino e iniziare bene il suo cammino verso la Serie A, obiettivo che per me deve essere dichiarato dalla proprietà. È una bella partita, mi aspetto anche una bellissima cornice di pubblico. Ovviamente è una gara che per entrambe è importante vincere per iniziare al meglio la stagione. Pisa-Palermo è il big match di questa giornata di Serie B. Pisa che gioca un'altra partita casalinga, Palermo che gioca un'altra partita fuori casa. Il Palermo che ha perso la prima giornata contro il Brescia, il Pisa che ha pareggiato 2-2 contro lo Spezia, ma lanciando ottimi segnali nel secondo tempo di quella partita, rimontando comunque lo svantaggio di 2 gol e facendo un secondo tempo ad una porta sola, dove praticamente ha sempre attaccato la squadra di Pippo Inzaghi. Palermo invece, che sarà da capire come potrà reggere nei 90 minuti a livello fisico, perché è da segnalare che comunque contro il Brescia, soprattutto nel secondo tempo, la squadra è calata tanto a livello di intensità fisica e di intensità di gioco. Catanzaro Juve Stabia, domenica ore 20:30, bellissimo match tra squadre del sud, tifoserie calde, tifoserie che possono spingere i propri giocatori a dare il massimo. Catanzaro, che in casa, la seconda partita in casa di fila, può cercare di ottenere 3 punti importanti per iniziare il suo cammino con Fabio Caserta. Comunque il pareggio casalingo contro il Sassuolo è un buon risultato, però di fronte a una squadra con grande entusiasmo, la Juve Stabia ha vinto 3-1 ragazzi a Bari, ti porta entusiasmo indubbiamente, ti porta anche consapevolezza. Curioso di capire che tipo di prestazione può fare la Juve Stabia, perché può veramente può essere veramente un'altra giornata di grandi sorprese. Mantova-Cosenza chiude la seconda giornata di Serie B. Mantova che in casa fa l'esordio casalingo e nel primo turno contro la Cremonese per 1-0, un Cosenza che ha fatto una prestazione brillante, una prestazione eccellente, una prestazione fatta di creazione di occasioni da gol, di buona fase difensiva, non concedendo mai niente alla squadra di Stroppa, che è una delle migliori squadre anche a livello di reparto offensivo. Curioso di capire come Massimiliano Alvini può organizzare questa partita, che comunque verrà giocata in trasferta. A Mantova si respira grande entusiasmo, la squadra gioca un buon calcio, la squadra segue l'allenatore, il Mantova sicuramente una squadra che può far punti con qualsiasi avversario, ma occhio perché il Cosenza di Alvini comunque reduce da una bella prestazione e soprattutto, ragazzi, ha fatto vedere ottime cose. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, pollicione in su al video, iscrizione al canale. Noi ci becchiamo a un prossimo contenuto. Bella ragazzi.